Lo sai perché qui c'è una differenza di pavimento tra questo spazio qui e questo dove stanno le panchine? No, Paolo. Perché nemmeno le panchine ci potrebbero stare, in quanto quello è uno spazio privato di proprietà della chiesa. Questa è una bella chicca. Perché? Perché questo spazio era occupato dalla cappella della Madonna Addolorata, quella che sta nella chiesa di San Francesco di Paolo, che attualmente si chiama Chiesa dell'Addolorata in Piazza Rossetti. Serviva a vari scopi e anche qua sarebbe lunghissimo da descrivere tutte le vicissitudini che questa chiesa ha subito, specialmente dal 1000 alla fine dell'Ottocento fino ai primi del Novecento. Qualche cenno in breve, Paolo. E per esempio avremmo dovuto vedere il rosone, che nel 1926 è stato modificato, hanno inserito l'ornia con le colonnine e c'è la famosa colonnina con lo stemma fascista, che però ho visto che ultimamente in qualche restauro hanno dovuto in qualche maniera modificare, perché non spicca più come fino a qualche tempo fa. Andiamo di là, che è meglio. Vedi questo? Quella facciata è piena di lapidi. Questa era la cassetta delle elemosine. Qua si mettevano i soldi e di là provvedevano al recupero. Di questa cosa ne parla anche Alessandro Pompeo Berti. Chi era Alessandro Pompeo Berti? Te lo dico quando parleremo del Toson d'Oro. Questa è descritta su tutti gli ultimi libri di storia, dal Marchesani in poi, però fra un po' si cancella completamente, perché l'umidità di risalita sta facendo sì che tutto finisca. Perché qua, Paolo? Hai visto? Hanno messo un condizionatore davanti a un reperto storico che però, tra l'altro, non tutti, anzi quasi nessuno conosce, di conseguenza. Anche perché bisogna venirci di proposito, Paolo. Sì, bisognerebbe venirci di proposito, però se noi ci teniamo alla nostra città possiamo anche evidenziare queste piccole qualità che si riscontrano in un vicoletto cieco come questo. Questo è lo casale dello Santo Cusino. Immaginiamo un film ambientato tipo Il nome della rosa, arrivare invece di avere la scritta al neon, trovava questo è lo casale dello Santo Cusino, il prete che lo fece scrivere e la data. Poi da qua si entra e dovrebbe essere, sì, ancora una cosa particolare. Qui si scende e si arriva al vero piano originario della città del Vasto. Qui? Sì, c'è una gradinata ripida e il proprietario è un bravo uomo, però è difficile che noi possiamo entrare a vedere questa cosa qui. Quindi questo è scollegato alla chiesa? Sì, non c'entra più niente. Questo è interessante proprio perché la chiesa stava sotto, cioè per entrare alla chiesa si scendevano 3 gradini e poi sotto c'era sempre, a detta dell'ingegner Filippo Pallaccetti, memoria d'arte vastese, una cripta che aveva tanti archetti e colonnine da sembrare un merletto, doveva essere bellissimo. Il sogno della mia vita sarebbe stato riportare almeno la memoria alla luce, però è complicatissimo perché bisognerebbe fare indagini geognostiche non distruttive, cioè mettere un apparecchio che ci dice come sta fatto sotto, se ci sono dei vuoti. Se ci sono dei vuoti, tramite quella che attualmente chiamano cripta, ma non è una cripta, si potrebbe tentare uno scavo e andare sotto. Ma manca l'interesse e mancano i soldi. Quindi ai posteri l'ardua sentenza. Paolo, questo è un vero e proprio spettacolo. È uno spettacolo che sarebbe ancora più spettacolo. Come abbiamo detto, questo è quanto rimane dell'antica chiesa prima dell'ampliamento, tutto questo muro che vediamo. Qui sotto ci dovrebbe essere quella famosa cripta che gli antichi descrivevano come un merletto.
si potrebbe provare, ma chi lo fa? Questa parte della chiesa, Paolo? Questa è la parte della parte posteriore. Si entrava, si scendevano tre gradini, si arrivava all'altare e poi finiva con questa parte qua. Ah. Finiva con questa abside con due cappelloni laterali. La forma è rimasta più o meno la stessa dell'epoca, però la dimensione è cambiata completamente. Invece... qua ci sono una serie di reperti che facevano parte, sono stati ritrovati, ma già alla fine dell'Ottocento, prima del Novecento, e là c'è una porta. E non fatto caso se ci sono le due bifore. Una c'è e l'altra si è un po' rotta, ma ci sta lo stesso. Gli stemmi di Rolando Palatino dovrebbero, io però non ci metto la mano sul fuoco, non lo so. Okay. Questo invece va? Questa era una porta d'ingresso e questa invece era un'altra bifora. Il progetto originario di restauro della facciata prevedeva la collocazione di queste due finestre sulla facciata. Per fortuna non l'hanno fatto, perché secondo me avrebbero appesantito, avrebbe solo stentato. Dici, guardate quanto è bello, ma non... vabbè, queste campane non è che sono... Tu l'hai mai suonato una campana? No, mai. Quando passavano le processioni, noi chirichetti andavamo sul campanile a suonare la campana, perché il sagrestano, che mi piace ricordare, Gaetano, fior di sagrestano, a volte era troppo indaffarato e ci chiedeva se potevamo suonare. Una volta una processione del Corpus Domini, mi sembra, no, non mi ricordo che processione fosse, quando arriva sotto, davanti alla chiesa, se non suona la campana si ferma, e noi siamo dimenticati, abbiamo messo a scherzare sul campanile. A un certo punto l'amico mio che ci mi aiutava a suonare, suona la campana, e ripartita la processione, altrimenti stavano fermi là ancora adesso. Se vogliamo parlare di questa chiesa, non basterebbero 4-5 ore per descrivere quello che si vede da questo punto di vista. Dalla Madonna del Buon Consiglio, tanto cara agli agostiniani, e ritroviamo quella Madonna anche nella cripta del Tosondoro della Cattedrale di Vienna. Okay. Poi possiamo parlare della statua lignea di San Giuseppe, che è arrivata nell'Ottocento. Possiamo parlare della balaustra che divideva questo ambiente da questo, che è stata utilizzata per fare queste modifiche. Ah, okay. Recentemente, della cattedra del vescovo, della cantoria antica, dei dipinti di Achille Carnevale, perché nei libri troviamo Carnevali, mentre invece c'è una, no, c'è, faceva, non faceva stile Carnevale, okay. E allora hanno scritto Carnevali, che dà un altro tono. Poi ci sono le vetrate policrome, sono le lunette, tutta la vita di San Giuseppe, che, ripeto, stanno, secondo me, sono state influenzate dai preraffaelliti, perché ritroviamo lo sposalizio della Vergine di Raffaello e tante immagini che, se messe a confronto con le fotografie dei Rossetti, noi ritroviamo Cristina Rossetti nella stessa posa in un dipinto. Una cosa che non so se l'hanno notato altri o se è una mia impressione. In tutte le chiese, almeno di Vasto, è difficile trovare l'immagine di Dio. Cioè, vedi il santo, vedi la Madonna, vedi tutto, non vedi Dio. Qua c'è al centro, in alto, sì, l'immagine di Dio. Cosa è una cosa particolare. A Mellini di Firenze, che saltiamo da un discorso a un altro, perché non mi voglio impegnare in qualcosa di più importante di me, a Mellini piacevano questi rosoni fatti tutti in cerchietti concentrici, tutti di varia natura, che secondo me sono molto molto particolari e ben legano con le vetrate che fino a qualche anno fa ancora mostravano i segni della guerra, i colpi, però anche le pietrate dei ragazzini che
che tiravano alle rondini hanno inciso e hanno rotto. Per concludere questa chiacchierata andiamo al quadro di Michele Greco da Valona. Questo quadro per tanti anni è stato incorniciato nella sacrestia e io dicevo a Don Felice Piccirilli: quando mi faccio vecchio me lo regali? E lui diceva sì, però non me l'ha regalato, sta qui, mi piace, me lo vengo a vedere ogni tanto, perché a parte tutta la storia di Michele Greco, i rapporti con l'Albania e quant'altro, questo rappresenta, questo pittore con questo stile, il passaggio, si affaccia, adesso si sta affacciando sul Rinascimento, quindi così come tutta la chiesa, anche questo quadro, che non era di questa chiesa ma era di Conammare, avevano, cioè, dimostra i vari passaggi dell'evoluzione o devoluzione. Questo da quando è qui, Paolo? Da quando è crollata la chiesa a Vasto Marina, nei pressi della stazione c'era questa chiesa, l'hanno preso e l'hanno portato qua. Poi c'erano altri quadri molto importanti, oltre che le due statue di Santa Monica, sì, madre di Sant'Agostino. Oltre a queste c'era un altro quadro importantissimo, non mi dire come si intitola, sta a Santa Maria, ne parliamo quando andiamo a Santa Maria. Io ti dirò, questo quadro doveva stare a San Giuseppe, ma non c'è spazio perché è tutto dipinto. 1501, sposalizio della Vergine Raffaello, copiato pari pari e riportato qua. Prego, prego. Questa immagine della Madonna, in questa posa, è identica a una foto di Cristina Giorgina Rossetti. Quindi un'ispirazione. Questa foto era stata donata ai parenti dei Rossetti Marchesani. Adesso che fine hanno fatto queste foto non lo sappiamo, perché è morto Carlo Marchesani, l'ultimo. Ho una curiosità mia personale: come si potranno conservare nel tempo? Questi sono particolari molto importanti, perché è difficile da conservare, perché è stato utilizzato il latte per realizzare questi dipinti, e ci sono posti tipo l'ultima lapide, l'ultima lunetta, sì, là sotto, che non ha il muro dietro, ha proprio un po' di intonaco che lo protegge dall'acqua, e nemmeno tanto, perché qua l'acqua entra da tutte le parti. Esatto. Purtroppo è la giuntura tra il campanile e la chiesa, magari prima non ci si faceva caso, adesso ci si fa caso e purtroppo l'acqua scende. Anche qua c'è stato un errore, era stato murato un arco del campanile, ma poi esteticamente era brutto, hanno ritolto quella muratura e ripreso a entrare l'acqua. Ci ritorniamo e facciamo una cosa più seria. Adesso più approfondita. Tu suggerisci sempre i termini, okay, che così non più approfondita. Però io non posso chiudere senza la mia critica, perché sennò non sono. Okay. Almeno questa porta doveva essere fatta in tinta con l'organo sopra per dare un'uniformità. Messa così, questa cosa bianca non mi piace. Soggettivamente, e con questa critica dell'architetto d'Adamo chiudiamo puntata.